Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, compie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri. Poco dopo Vessicchio incomincia una fertile collaborazione con Gino Paoli, col quale scrive a quattro mani successi come Ti lascio una canzone, Cosa farò da grande, Coppi. Al contempo è attivo fin dalla sua fondazione nel 1975 nei ranghi dei 3-3, all'epoca attivi, col nome dei Rottambuli, per lo più nell'ambito dell'avanspettacolo 1, figurandovi, assieme ai concittadini Mirko Setaro e Edoardo Romano, in seno alla loro formazione originale, cui si occupa per lo più del lato musicale, suonando infatti chitarra e pianoforte. Beppe Vessicchio è rimasto vittima di un incidente di rara peculiarità nel corso delle ultime ore. Il maestro leggendario di Sanremo, che ormai non è più operativo sul palco, ma è diventato il grillo parlante della kermesse, ha infatti al momento un occhio nero e si è ritrovato a dover spiegare come mai si è ritrovato in questo stato. A quanto pare, Galeotta fu una vetrata. Sia Fedez che la moglie Chiara Ferragni sono impegnati al festival lui con il suo podcast Muschio Selvaggio. Lei alla co-conduzione del festival ed hanno preso una villa con piscina, lontano dal centro, dove stare tranquilli. Uno degli ospiti di Fedez è Beppe Vessicchio, che proprio entrando in casa sua l'altro giorno ha avuto un incidente. Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua, e indica una vetrata. Non aveva visto il vetro, è andato a sbattere e sembra che abbia fatto un incontro con Conor McGregor stamattina, ha spiegato Fedez su Instagram. Ora infatti, Vessicchio si ritrova con un occhio nero ed anche un brutto taglio.